Un omaggio alla città di Sassari tra musica e spettacolo, ma anche un'occasione per riflettere e sostenere la sezione dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Venerdì sera al Teatro Comunale la Fondazione Maria Carta, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ha proposto un vero e proprio evento che ha chiuso le iniziative promosse nel 2017 in diversi teatri della Sardegna, in comuni che hanno segnato in maniera significativa una parte del percorso artistico di Maria Carta. E la grande voce di Siligo, ambasciatrice dell'isola in tutto il mondo, è stata ricordata in apertura con la proiezione di un video che ha ripercorso la sua straordinaria carriera di cantante, interprete e attrice. La fondazione a lei dedicata, guidata da Leonardo Marras, si arricchirà a breve di una nuova presenza. Il comune di Sassari, ha annunciato il sindaco Nicola Sanna. Non solo musica e arte, però. La fondazione Maria Carta nel corso del 2017 ha promosso anche il progetto Frimmos, mettendo insieme musica e dibattiti dedicati alla società e all'economia, un'iniziativa rivolta alla sensibilizzazione di istituzioni e cittadini sul fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri, ma non solo. Nel corso della serata si sono alternati momenti dedicati alla musica, alla comicità e alla poesia, ma i protagonisti dell'evento sono stati i Tazenda. La storica band sarda ha proposto il progetto musicale Sistoria, un viaggio nel tempo per ripercorrere la lunga e gloriosa attività artistica del gruppo, insieme a Gino Marielli e Gigi Camedda, la voce di Nicola Nitte e altri musicisti, con un ricordo dedicato ad Andrea Parodi. Sono stati eseguiti i più grandi successi della band, che nel corso degli anni ha saputo mettere insieme i suoni della tradizione sarda con quelli contemporanei del pop e del rock, con collaborazioni prestigiose con Fabrizio De André e Pierangelo Bertoli, ma anche con Francesco Renga, Eros Ramazzotti e Imodà.